Ben ritrovati da Daniele Maffei, torna Carristi a posto su Noi TV, dove insieme andiamo a scoprire le opere allegoriche che saranno protagoniste al Carnevale di Viareggio 2024. Scusate, ma mi sento osservato. Ha bisogno? Dica pure. Io sono la tua intelligenza artificiale e mi chiamo Maschereide. La mia intelligenza artificiale? Maschereide? Guardi, io proprio non capisco. Caro Daniele, quest'anno la tua missione è ancora più importante all'interno di Carristi a posto per il Carnevale di Viareggio 2024. Perché grazie ai miei potenti mezzi potrei costruire per ora silenzio. Ma di cosa parla? Ma non sa neanche cosa dice. Poi secondo me non sa neanche quando si svolgeranno i corsi mascherati del Carnevale di Viareggio. A febbraio, 3, 8, 11, 13, 18, 24 febbraio. Vabbè, questa era facile, magari l'ha letta da qualche parte, che ne so, ma poi mi spieghi cosa dovrei fare? Perché sarebbe da lasciare parlare già, Il mio progetto si chiama Carristi a posto. Scoprirai presto quello che voglio fare. Adesso vai e scopri i segreti del carnevale. Allora, tanto per cominciare, Carristi a posto l'abbiamo inventato noi. E ora vado. Andasti o giovinastro a gran veglione, al braccio ti abbiam visto di una bionda, e ci facevi il nesce e il burbiglione, mentre palpavi l'anca sua rotonda. Siamo con Jacopo Allegrucci, campione in carica del Carnevale di Viareggio, e quest'anno ci presenti Va dove ti porta il cuore. Sì, Va dove ti porta il cuore è un caro dedicato agli adolescenti, ai ragazzi, che la mia idea è proprio quella di dirle: cercate di fare quello che volete e andate dove vi porta il cuore, così non avrete rimorsi in futuro per non averci provato, almeno, perché poi non è detto che tutti si riesca a fare quello che poi uno ha nel cuore, però almeno non hanno sicuramente rimorsi in futuro. E poi dai un messaggio importante, perché comunque dici: prima di scegliere una strada pensateci bene qual è la strada vostra e del vostro futuro. Assolutamente, ci devono pensare bene, perché poi una volta che scelgono la loro strada è importante che sia quella. Dietro a questo bimbo, che poi sarà sopra una valigia in mezzo al mare, questo mare in tempesta, ci sono anche delle arpie, dei meno male personaggi che sono quelle che sono le distrazioni, le preoccupazioni che hanno questi giovani d'oggi, e lui però a un certo punto con questo cannocchiale cercherà di trovare il cuore in mezzo alla coreografia e vedremo che cosa verrà fuori. A livello di coreografia, musiche, puoi anticiparci qualcosa? Sì, vabbè, la coreografia c'è sempre, siamo su 130 elementi, c'è sempre Marco Pierini come coreografo, ci sarà la canzone ufficiale del carro fatta sempre da Domenici e da Simonini, e vabbè, tutti questi componenti saranno tutti dei ricercatori di questo cuore, dei personaggi un po' con questo cappello d'aviatore che andranno alla ricerca, anche loro avranno un cannocchiale e andranno tutti alla ricerca del proprio cuore. Domattina molto presto sarai vivo, sarai desto, ma però sarai più mesto, mesto e vizio, tra-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la. Mascherata in gruppo, Michelangelo Francesconi, promosso nello scorso triennio dalle Maschere Isolate, ci presenta il volto sincero dell'umanità. Sì, e niente, la mascherata è semplicemente un gioco, come poi è un po' nel mio stile, con le canzoni del carnevale, da cui prendo il titolo. E niente, è un invito a toglierci quelle che sono le maschere che siamo, diciamo, un po' obbligati a dover portare tutti i giorni, un po' da questa vita che è troppo frenetica, e quindi abbiamo più paura di piacere agli altri e non a noi stessi. Quindi c'è questa Harley Quinn che rappresenta poi l'umanità, che non fa altro che togliersi questa maschera e immergersi totalmente in quella che è la festa.
E quindi niente, spero che sia una mascherata che piaccia. Noi ci divertiremo tanto. Avrò anche una band che suonerà durante il corso, sono le Anguille Show, i ragazzi di Viareggio, bravissimi. Quindi niente, noi daremo il massimo e siamo carichi per questa nuova avventura. Maschera isolata, Alessandro Vanni, che per il Carnevale di Viareggio 2024 ci presenta il piatto Piange. La mascherata che presento quest'anno tratta il fenomeno del trading, che secondo me è l'espressione di questa economia vorace, ecco, che viviamo tutti i giorni. E ho voluto esemplificare questa cosa tramite questo lupo che praticamente si è già mangiato tutti i tuoi risparmi. Cioè, praticamente è la metafora di quei signori che online cercano di vendere ricchezza e poi fondamentalmente sono solo truffe, cioè i soldi vanno a queste persone, non è certo la ricchezza che ti torna indietro, ecco. Noi siamo sul carro, si muove. Balliamo nel cuore della città, son mille coriandoli su di te. Matteo Raciti, seconda categoria Carnevale di Viareggio 2024, un meraviglioso triennio, siamo passati in seconda categoria. Esatto. E quest'anno siamo tutti benvenuti all'ultima cena del mondo. Esatto, l'ultima cena del mondo è soprattutto con la formula all you can eat, rigorosamente all you can eat, quindi paghiamo qualcosina e però ci mangiamo tutto il mondo, quello che è rimasto chiaramente delle ultime risorse del mondo. Matteo, è arrivato il carro di seconda categoria, insomma le emozioni, quello che stai provando in questo periodo? Le emozioni sono tantissime, estremamente forti e totalizzanti, direi, però cioè, c'è tanta stanchezza da un lato, quindi anche la tensione, la pressione, però anche tanta energia, tanto divertimento, tanto entusiasmo, sto collaborando con tantissime persone, sono contento anche della squadra che c'è intorno a me, questo gruppo fantastico che stiamo portando avanti, tutta l'energia che abbiamo accumulato in questi anni. Costumi, coreografie, musica, puoi anticiparci qualcosa? Nulla, sarà un grande spettacolo itinerante, un po' come appunto era successo anche nelle maschere in gruppo, ci sarà questa grande accoglienza con questo menù e a servire appunto il Gordo ci saranno tanti camerieri, questi camerieri grotteschi, anche un po' antipatici, che accoglieranno appunto le persone, questi invitati a cena, tanti lavapiatti sul carro che laveranno questi enormi piatti ormai finiti, ed a un certo punto, chi lo sa, succede qualcosa e cercheremo di mangiare queste ultime risorse o di risparmiarle, chissà. Me la mandi la pubblicità? Mascherata in gruppo, Carnevale di Viareggio 2024, Silvano Bianchi ci presenta Insieme sotto lo stesso cielo. Esatto, praticamente questa mascherata vuole significare che l'amore, il rispetto tra i popoli può essere l'unico modo di coesione tra l'umanità, per cui con un immaginario di Klimt, che è stato uno degli esponenti maggiori dell'amore, uniamo a Carnevale queste figure di tutte le etnie del mondo che danzeranno e inneggeranno a questo amore universale.
Carnevale di Viareggio 2024, prima categoria Luigi Bonetti, Octopus 5.0, la rivoluzione artificiale. Sì, diciamo anche quest'anno, anche perché l'ho già fatto un caso sull'intelligenza artificiale nel 2020, si fa appunto un caso dedicato a questa nuova tecnologia, insomma, che sta prendendo piede da diversi anni. E il dubbio naturalmente cresce, perché questa intelligenza artificiale ha una crescita esponenziale non indifferente. Infatti pensano che nel 2030-35 ci sia un'intelligenza 10 volte o anche di più superiore a quella umana. Quindi la domanda sorge spontanea: dove arriverà questa intelligenza artificiale? Farà il dovere che l'uomo gli impone, o penserà che l'uomo, naturalmente, essendo un distruttore per eccellenza, un costruttore ma anche un distruttore, a un certo punto che potrebbe anche dire questa umanità va eliminata, che si fa dopo? Ma infatti poi il tuo carro ci parla che, facciamo l'esempio, in medicina può essere un grande vantaggio, ma bisogna stare molto attenti in altri campi. Certo, molti campi, specialmente quella bellica, perché il settore bellico prende sempre spunto in negativo da quello che possono essere le varie idee, le varie tecnologie. Quindi se dovessero fare un uso di queste intelligenze artificiali, come poi tra l'altro lo stanno già facendo, perché questi droni che poi vanno e colpiscono in maniera proprio dettagliata il punto che devono colpire, insomma, non è rosea la cosa. Quindi io l'ho tirata lì, come del resto anche i film che poi sono usciti già dall'80, come quelli di James Cameron, che lo sta riproponendo, e quindi cercare di fare una cosa un pochino che faccia un po' riflettere a questa cosa, no? Quindi è un monito per dire attenzione a come si regola e come va regolarizzata quest'uso dell'intelligenza artificiale. A livello di costumi, di coreografie, insomma, siete stati sempre maestri, no? Che novità stai preparando? Ma sono vestiti in stile steampunk, molto, si prestano molto a questa idea di quest'anno. Quindi già il polpo, in questo caso, che è l'Octopus 5.0, è in stile steampunk, perché ha questo cannocchiale che poi si trasformerà in un raggio laser, quindi tenterà di colpire e invadere il nostro mondo. Ma perché mi ha riportato qua? Per oggi hai finito con l'acquisizione dei dati. A presto, avrai altre notizie da me. Ma lei è matto, non avrà mica l'intenzione di tornare, eh? No, anche meno. Esattamente lunedì prossimo. No, io con questo proprio non riesco. A lunedì prossimo speriamo che non torni. Grazie di essere stati con noi. Un abbraccio.